Buongiorno a tutti, ciao Matteo. Oggi Matteo presenterà un talk dal nome Token Theft Attacks, a smart way to reuse cookies from Aunt MFA. Quindi suppongo che ci parlerà di multi-factor authentication e di come questi cookie possano essere riutilizzati. Ti lascio subito la parola. Grazie. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Facciamo un applauso, Matteo. Un applauso, buongiorno. Allora, adesso mi dispiace annoiarvi perché siamo passiamo da un tema Debian e adesso arriva il cattivo di Microsoft che vi parla di cose noiose e di sicurezza Microsoft. Comunque sì, io sono Matteo, anzi c'è anche il puntatore qua. E in effetti io lavoro in Microsoft dal 2017 ormai. E sono 100% abruzzese, quindi un altro plus, magari con questo mi perdonate un po', dai. Sì, sono di Scafa, anche se in effetti ho vissuto un po' su diversi, insomma, in diversi country, in diversi posti, e dal 2017 sono stato assunto in Microsoft, facevo inizialmente come customer engineer sulla parte identity, quindi ho lavorato tanto su Active Directory, ho fatto anche qualche piccola modifica al codice di AD, ai suoi tempi, per poi passare chiaramente a quello che Microsoft ha deciso di essere lo switch e investire su tematiche cloud e cose abbastanza noiose che si fanno online adesso. Allora, oggi parleremo di chiaramente quella che è la suite Entra. Ovviamente perdonatemi anche un po' l'approccio marketing, ma purtroppo sapete, noi ci fanno un po' il lavaggio del cervello. Quindi vi farò vedere un po' quello che è come vediamo l'identità all'interno della divisione di Microsoft, perché io adesso in effetti lavoro all'interno del product group di Microsoft, quindi sono parte, diciamo, sul field del product group di Microsoft, quindi passo più o meno un mese all'anno a Redmond, per la vostra felicità, e se vedete questa maglietta quanto ero più magro, me l'ha regalata Rossinovic direttamente, uno dei più pazzi scatenati che abbia mai conosciuto io, comunque un'altra vita fa. E quindi vi parlerò un po' di che cos'è adesso l'evoluzione, di quello che sta succedendo all'interno di Microsoft sulla parte MFA, e vi faccio vedere anche un po' quali sono le statistiche di attacco che vediamo lato MFA, quindi lato identity, e ve la faccio vedere anche uno live se ci riusciamo. Quindi quello che faccio adesso, insomma, là c'è il mio QR code per chi si vuole divertire a connettersi su LinkedIn, quello è il mio ruolo adesso, che fa un po' ridere perché si chiama Global Black Belt. Io non ho mai fatto karate, mai fatto nulla, si vede anche dal fisico, però è il ruolo che adesso hanno deciso di darci, quindi mi occupo tendenzialmente quindi di collaborare con il product group direttamente, ma spesso di aiutare i vari clienti che hanno problemi di adozione o comunque nel momento in cui ci sono degli attacchi particolari. Io faccio anche parte del blue team di Microsoft, quindi veniamo ingaggiati eventualmente per fare simulazioni, attacchi del genere. Bene. Allora, vi faccio vedere giusto qualcosa di interessante, perché ogni anno Microsoft pubblica un report che prende il nome appunto di Defense Report, questo è dell'anno scorso, che ci fa vedere un po' quali sono le statistiche, quali sono le metriche, grazie alle nostre simpatiche sentinelle che girano su Windows 10 e 11, scherzo ovviamente, sono le statistiche che pubblichiamo su quelli che sono i trend d'attacco che vediamo all'interno di Entra ID. Chi conosce Entra ID? Vi piaceva più Azure AD o più Entra ID? Purtroppo il nome è stato scelto dal marketing e ci ha detto pure un po' male, io ho cercato di spiegargli, guardate che Entra, insomma, se per sé sull'identità magari non è il massimo, no? Però chiaramente non è che ci fidano tanto a noi italiani. Quindi vedete un po' come l'anno scorso abbiamo visto uno spike e quindi una crescita di tipi di attacchi, no? Per quelle che potrebbero essere password based attack, quindi vediamo ancora password tornare in auge per i tipi di attacchi, no, che i nostri clienti ci riportano. Allo stesso modo, quello che è anche in costante crescita è quello che vedremo un po' oggi, no? Quindi il fatto che adesso con l'MFA, comunque questo stress che abbiamo dato ai nostri clienti di authenticator, tutta questa roba qua, tutti questi push che mandiamo, in effetti abbiamo visto comunque un trend salire su quello che è poi, no, l'acquisizione di questi token. Quindi
quindi si sta anche un po' spostando l'attenzione, dire ok, ormai sul password phishing o password spray non ci casca più nessuno, cerchiamo di fregare i token adesso. E quindi a quel punto autenticazione, accesso, prompt MFA, viene tutto tranquillamente proxato e quindi mi vengo a acquisire direttamente il mio token. E poi farò vedere anche un esempio facile, se andate su YouTube ci sono mille video. Quindi quello che succede è che noi poi rilasciamo questo tipo di report qua, poi ve lo condividiamo, che ci aiuta un po' a capire, no, quelli che sono state, come dire, tutte le tematiche che hanno scaturito un attacco o comunque una compromissione a livello di Entra ID. Quindi vedete qui c'è una lista, no? Quelli che sono stati tutti quanti le evidenze che noi abbiamo riportato, quindi da una configurazione MFA, come dire, non molto corretta, alla mancanza di gestione del local password di Windows, altro dramma. E come vedete ci sono tutta una serie di punti molto interessanti. Chiaramente il phishing e l'attacco, compromissione email e qualcuno che clicca un link che non deve cliccare, è comunque un trend altissimo. E lo vediamo anche, adesso facciamo il primo giochino di oggi, no? Questo l'hanno pubblicato ieri sul Cyber Security Hub di su LinkedIn e sopra c'è la risposta. Chi è che vuole provare a fare il gioco? Chi è che si avventura? Qual è quella buona e quella cattiva? Avete 10 secondi, 9, 8. Quella cattiva è quella a sinistra? Hai vinto un adesivo. Però come vedete è molto facile adesso cascare in questi tranelli. E perché? Perché ovviamente, no, ChatGPT, tutti i soldi che il caro Satya Nadella adesso gli ha dato a scapito di qualche licenziamento. E chiaramente adesso queste tecnologie, questi tipi di phishing diventano sempre più smart, sempre più evoluti. In questo caso, vedete, c'è il link lì sotto, camuffato, che adesso, insomma, questo è un caso molto noto, adesso vi faccio vedere come poi viene intercettato e tramite una tecnica di phishing, tendenzialmente, si riesce a fare un reverse proxy di tutta la sessione di autenticazione fino a quando non si acquisisce il token. A quel punto, una volta che ho il token, out of the box, senza sicurezza, senza conditional access, io divento la persona che ho attaccato. E per la validità del token io riesco a fare tutto quello che fa lui. E poi lo vedremo in azione. Ovviamente c'è da fare un piccolo appunto. Chiaramente noi all'interno di Entra ID sfruttiamo diversi tipi di token, ma senza andare troppo nel dettaglio. Ovviamente c'è un'autenticazione di tipo web, quello che usiamo tutti, Portal Office, Live, Xbox e compagnia bella, e c'è un'autenticazione tipo nativa, no? Per chi magari lavora all'interno della suite Entra e quindi sviluppa e gestisce sicurezza dei device a livello aziendale, c'è tutto questo tema di registra il tuo device, fai Entra ID join, tutte queste balle qua, no? Semplicemente perché tramite quei strumenti noi riusciamo a proteggere questi token. Quindi quando parliamo di PRT, per intenderci, è un tipo di token che viene cifrato utilizzando poi una chiave privata salvata sul TPM del device. Ecco perché c'è Windows Hello, tutta questa storia qua. Domande, tutto chiaro? Interessante? Noioso? Quindi velocemente, no, questo è il classico schema d'attacco che vediamo, no, prima che il token viene rilasciato, quindi cerco in qualche modo di andare a intercettare una password per poi riutilizzarla, no, per poter in qualche modo impersonare la mia vittima. Ovviamente una serie di pro e contro, sappiamo benissimo che nel momento in cui attivo una multifactor questo tipo di attacco diventa meno performante, meno potente, no? Quindi succede questo, che ci sono una serie di varianti. Queste varianti sono quello che vedremo, poi faccio vedere in azione, quello che noi chiamiamo appunto un attacco man in the middle, no? Quindi succede che tramite un link del genere che avete visto prima, io lancio il mio amo, l'utente schiaccia sul link,
vede Microsoft, vede My Password, mette MFA, tutto, fa il reset della password. In quel momento l'attaccante ha preso il controllo dell'account. E non ci vuole tanto a farlo. Se cercate su YouTube ci sono mille video. Adesso vi farò vedere un tipo di framework, no? Che fa questo tipo di lavoro. E poi succede che ovviamente una volta che io acquisisco quello che era il barrier token, che abbiamo visto prima, no? Quindi non il token associato al mio device, ma il token all'interno del cookie, divento l'utente. E come faccio? Lo vedremo subito. Ci provo con una mano sola. Ci sono domande finora, tutto chiaro? Benissimo. Si vede? Allora, quello che vi faccio vedere adesso, questo è un client che sto usando su un virtual desktop in Azure, che si collega tendenzialmente a una... Scusami, Matteo, noi vediamo soltanto demo. Ci avete ragione. Adesso meglio? Perfetto, grazie. Ok. Si vede, sì? Allora, questa è una macchina in Azure, ok, dove, su cui ho installato questo framework qua. Adesso lo lanciamo. Per chi si vuole divertire adesso in azienda o con gli amici, questo è un tipo di framework d'attacco che utilizziamo, no? Quando soprattutto simuliamo o ci mettiamo a divertire, red team, blue team e così via, che in effetti non fa altro che andare a creare questo tipo di fake sito, quindi utilizzato un dominio tendenzialmente smart, vado in modalità man in the middle, quindi vado a proxare tutto il traffico verso Entra ID, Office 365, in modo da catturare questo famoso token. Adesso, come vedete qua, lui c'ha già tutta una serie di configurazioni che ho fatto, no? Quindi in base al tipo di attacco che io voglio lanciare posso attivare un reverse proxy, no? Quello che lui chiama fishlets. Poi io sono particolarmente cattivo e ho creato un dominio registrato che si chiama sourcefile.zip. Ok? Quindi dico, perfetto, prendo questa KBD SQL e gli dico, guarda, pubblicami questo tipo di configurazione su questo dominio. Quindi lui attiva un tipo di configurazione che poi, insomma, andremo a vedere se volete, e l'abilito anche. Quindi a questo punto che ho fatto? Ho caricato un file di configurazione che non è nient'altro che noi chiamiamo il file, su cui gli dico, ok, tutti questi domini vanno girati di qua, no? Tutta la configurazione che poi, se volete, vi faccio vedere. E a quel punto attivo il mio framework d'attacco. E quindi posso a quel punto creare il mio gancio. Sto generando tendenzialmente un dominio, adesso ve lo faccio vedere. Su. Quindi questo tipo di framework d'attacco permette di generare un link del genere, che adesso vi faccio vedere in azione. Quindi che cosa ho fatto? Sfruttando il dominio che ho registrato, ho generato questo tipo di URL dinamicamente, sfruttando una configurazione che ho passato al framework. A quel punto che succede? Provo a mandare e a cliccare questo link. Quindi immaginate la mail di prima, questo è il link nascosto nell'URL che vedevamo giù. Apro una sessione in private. Vedete lo stesso link, sì? Guardate un po'. Adesso funziona. Che vi sembra? Ve lo centro? Tutto live, tutto vero, eh?
è la landing page che vediamo tutti per Office e compagnia bella. Perfetto. Quindi immaginiamo che la mia vittima ha cliccato il link, no? Che gli ho mandato via email. Che fa? Mette l'utente. Giusto? Giusto. Mettiamo la password. Complessa, ovviamente. Che succede? Multifactor. Eccola. 32 32. Face ID, tutto bello. Sì, no, fatto. Che è successo dietro? Io ho intercettato lo username, la password e guardate l'ultima riga là. Ho intercettato il famoso barrier token. Perché questa è un'autenticazione non protetta, senza device, diciamo un'autenticazione in 3D standard. Ci sono domande nel frattempo? Adesso la mia vittima non mi serve più, quindi qua la chiudiamo, e vediamo che chiaramente all'interno del mio framework di attacco ho diversi token salvati. Se non sbaglio, questo è l'ultimo, 10.38. Quindi gli dico, fammi vedere session 8. Guardate un po' qua. Ho catturato il token di accesso che ha generato quell'autenticazione di prima. Vediamo che ci faccio di sto token. Chi vuole provare a indovinare? Me lo copio. Apro un altro browser. Firefox, no? Che chiaramente mi chiede l'autenticazione. Cancelliamo un po' di roba qua dentro, quindi cancello un po' tutti i token e gli dico di fare un import del barrier token che ho salvato prima. Adesso se io faccio refresh qui, sono entrato e quindi ho catturato, sfruttando una tecnica di phishing, il token generato dall'utente e mi sono autenticato con quell'utente di prima. È piaciuto? A noi non tanto. Se vedete, quello è l'account che ho utilizzato prima per fare il login. Quindi, se l'utente non si accorge che l'URL sopra è diverso, se magari non si accorge di tante altre cose, in 10 secondi l'attaccante ha preso il controllo dell'account. A questo punto avrà 8 ore, 24 ore la validità del token per fare quello che vuole. Registrarsi un device, registrarsi, cambiare una password. Vedo delle fasce un po' preoccupate. Bene, quindi che succede? Chiaramente questo tipo di situazione è in qualche modo è gestita all'interno, no? Di quella che è la suite dentro. Come facciamo? Esiste un engine all'interno di Entra ID che si chiama Conditional Access. L'avete utilizzato qualche volta? Vi piace? È uno dei, diciamo, dei strumenti di Entra che raccoglie più feedback positivi dagli utenti, dai nostri clienti. No? Quindi ovviamente per tutta quella che è la suite Office 365 esiste la possibilità di sfruttare una configurazione all'interno di Conditional Access che appunto cerca di prevenire, di prevedere questi tipi di situazioni. Quindi in qualche modo abilita la possibilità di dire guarda, attiva questo concetto di token protection. Questo token protection va a cifrare tendenzialmente il canale che si stabilisce tra il client ed Entra ID. Come fa? Sfruttando la registrazione del device. Quindi quando registrate il device, fate Entra ID join, hybrid join per chi gli piace, una delle grandi potenzialità è questa. Sfruttare tendenzialmente un altro tipo di token che viene rilasciato, che prende il nome di PRT, che poi noi sfruttiamo per cifrare la connessione.
chiaramente funziona semplicemente dentro Office 365. Nel momento in cui c'è un'applicazione di terze parti che sfrutta l'autenticazione in 3D, questo giro qua già non funziona più. Domande? Esiste un altro strumento all'interno di Conditional Access, che è quello che prende il nome di Continual Access Evaluation. Quindi sfrutta e cerca in qualche modo di intercettare queste utilizzi inappropriati, no? Di access token e barrier token, bypassando il concetto di scadenza del token. Quindi invece di aspettare che il token scada, no? Che passano le 8 ore, 24 ore, lui inizia a monitorare continuamente tutti gli accessi degli utenti. Quindi basta che cambia un IP d'accesso, lui manda un segnale, dice attenzione, c'è un'anomalia, perché questo stesso token si è autenticato per esempio da due IP diversi nel giro di 10 secondi. E allo stesso modo permette, no, di fare una sorta di reaction e dire ok, se succede questo, che prende il nome di Impossible Travel, magari invalida il token. Quindi è un altro strumento che noi diamo, no, in qualche modo per cercare di mitigare questo tipo di attacco. Ovviamente queste simulazioni che vi ho fatto vedere, nel momento in cui io attivo un concetto di integrazione con Sentinel, con Splunk, con RSA, quello che volete voi, è un tipo di scenario che viene immediatamente intercettato. Quindi anche se non viene subito bloccato l'utente, comunque all'interno del mio SIEM, quindi il mio SOC, si accorge che quel token è stato in qualche modo esfiltrato. Anche se ovviamente la risposta e il tipo di postura di sicurezza migliore è quella di registrare il device. Quindi tutto quella registrazione device, entra, hybrid, quello che volete voi, B2C, collaborazione con partner di terze parti, la gestione del device annulla questo tipo di attacco. Esiste, e poi non so come il tempo, vado verso la fine, all'interno di Entra, da luglio dell'anno scorso, è stata rilasciata una nuova funzionalità che prende il nome di Microsoft Security Service Edge, che tendenzialmente, un po' per come mi ha lavorato su TMG o che ho avuto la fortuna di implementare Direct Access una volta nella vita, una roba devastante, lo stesso team di prodotto ha sviluppato quella che è l'evoluzione di un concetto di VPN sfruttando Conditional Access. Quindi abbiamo la possibilità di andare a fare full VPN replacement, quindi di dire ok, attenzione, uno specifico SharePoint site, siccome è classificato dal mio purview in modalità highly confidential, perché dentro c'è quello che c'è, questo tipo di SharePoint site rendilo raggiungibile soltanto tramite questo tunnel. Quindi si installa un client su tutti i device, iOS, Linux, Mac, quello che volete. Tendenzialmente questo client, quello che ho usato prima io, stabilisce un tunnel gRPC verso N3D e fa passare il traffico lì dentro. È integrato con la Threat Intelligence, quindi a quel punto che succede? Se un dominio malevolo come quello che ho fatto io viene intercettato dal nostro sistema XDR, manda il segnale, dice classifica questo dominio come possibile phishing, bot, quello che sia, e automaticamente arriva qui dentro e viene bloccato. Se andiamo sul portale, vi faccio vedere velocemente, di Entra, esiste chiaramente una voce dedicata in basso che prende il nome di Global Secure Access. E questa è una nuova funzionalità rilasciata a luglio che permette ovviamente di andare a fare tutta una serie di classificazioni del traffico dei device, no? Quindi installando l'agent in modalità Zscaler friendly, quindi per chi è amante di queste tematiche Zero Trust Network Access, si installa un client e tramite questo client io vado a veicolare il traffico che voglio io. Quindi traffico 365, internet o traffico privato. Traffico privato, gli dico guarda che nel momento in cui vuoi raggiungere quel determinato indirizzo IP, invece di andare sul default gateway passa su questo tunnel e quindi automaticamente vado in qualche modo a mettere in sicurezza tutto il traffico internet, tutti i possibili attacchi di phishing, perché il dominio viene bloccato automaticamente. È in fase di integrazione la parte di internet con tutto l'ecosistema di XDR e Threat Intelligence, quindi come vi dicevo prima è ancora in beta, non è ancora stata rilasciata, ma l'autoclassificazione dei domini tra un po' arriverà a novembre, immagino. Quindi questi un po' sono i scenari
che possiamo utilizzare, no, per questo tipo di prevenire questo tipo di attacco. Vi faccio vedere, giusto se volete, l'ultimo secondo, un agent in corso, quello che abbiamo usato prima, in effetti ha questo agent installato. E questo è il nuovo agent, appunto, che sfrutta questa funzionalità di SSA per andare in qualche modo a intercettare tutto quello che è il traffico e tutte quelle che sono le configurazioni che io gli vado a passare. Quindi ad esempio lui sa, per quanto riguarda la parte private, se io volessi raggiungere quell'IP, invece di andare sul default gateway, il tunnel intercetta e lo butta su entro. Viene valutato la conditional access, posso fare MFA on-prem, posso fare verifica, quindi accedi a quel determinato porta, su quella determinata porta 22, soltanto se il tuo device è compliant. Quindi gli posso integrare integrazione con Intune, posso fare tante cose, perché tutto questo si sfrutta con conditional access. Niente di più, niente di meno. Questa per la parte private e questa per la parte internet, ad esempio. Spero che sia stata abbastanza interessante come chiacchierata. Grazie. Qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, sono qua. Sì, infatti. Approfittate, perché mi sembra un'occasione molto interessante per fare domande. Se non ce ne sono, ne faccio una io. Eccolo qua. È disponibile anche per dispositivi mobili? Attualmente c'è una public preview per Android, quindi per Android è già disponibile. Sfrutta lo stesso client di Defender for Endpoint, quindi per chi sfrutta Defender for Endpoint è lo stesso client. iOS probabilmente uscirà settimana prossima, perché ancora non è pubblico il client, però sì, tendenzialmente sì. Stessa cosa per Mac, per Linux, diverse distribuzioni. Altre domande? Allora te ne faccio una io. Vai. In qualche modo ci hai detto, correggimi se sbaglio, che il token viene generato senza nessuna considerazione del client, come hardware, come... Out of the box, sì. Questo potrebbe essere un modo per una futura evoluzione per questo sistema, cioè generare un token che al suo interno abbia anche delle descrizioni della macchina, in modo da poter non essere utilizzato o detettato prima del cambio dell'IP, per esempio. Perché l'utente in teoria dovrebbe continuare la sua sessione. Corretto. Perché in questo caso tu hai chiuso la sessione dell'utente vero e stiamo dando per scontato che l'utenza malevola continui ad utilizzare, esatto, quell'account. Ma in realtà stanno utilizzando non solo IP diversi, anche macchine diverse. Tutto diverso, esatto. Sì, no, corretto, ottima domanda. Sì, l'idea qual è di portare poi questo tipo di approccio di rilascio token solo all'interno di questo canale che abbiamo visto. Quindi nel momento in cui metto il client GSA, entra e sfrutterà quel canale per sganciarmi il mio token. Quindi anche se un ipotetico attaccante riesce a intercettarlo, appena arriva da entra ID dice no, tu non arrivi da un client GSE, a quel punto non puoi in qualche modo passare e blocca l'accesso. Chiaramente abbiamo visto che ci sono già modalità per cui ok, c'ho il token, nessuno mi blocca a installarmi l'agent e autenticarmi allo stesso modo. Quindi è un continuo giocarsi, rimbalzarsi la palla ovviamente, ma l'idea è quella di andare in qualche modo a proteggere sessione, token e device. C'è un'altra domanda? Siccome abbiamo la registrazione... Okay. Vai, ricomincia. No, stavo chiedendo, in caso di attacchi verso i customer, comunque che avete, sì, quando spingiamo sull'adozione delle pass keys? E se avete per caso delle resistenze da parte dei customer che dicono no, non vogliamo? Domanda complessa. Allora, sì, l'idea è chiaramente, adesso è stata rilasciata, no, l'utilizzo di pass keys nativo iOS e di Android. Android ancora tramite Authenticator, su iOS sfruttiamo il cloud chain, come si chiama, cloud chain nativo di iOS. Chiaramente la nostra best experience è tramite l'app Authenticator, no? Che adesso sfrutta anche passkeys lì dentro. Però chiaramente ci sono alcuni scenari, soprattutto la parte di manufacturing che dice io ma ho i blue collar, ho i miei persone che sono magari in una linea di produzione e non voglio dargli il telefono, e quindi a quel punto spingiamo nell'utilizzo di questi passkeys nativi. Ma chiaramente best in class è usando l'Authenticator.
però adesso comunque abbiamo la possibilità di sfruttare anche questo tipo di autenticazione per nativamente su iOS e su Android. Altre domande? Di nuovo ne faccio una io. Vai. È vera la storia che andremo in un'esperienza web senza cookie più? E quindi, se è vero, dove verranno conservati questi token? Allora, oggi c'è una sperimentazione interna su cui non abbiamo neanche io tanta visibilità di questo. Comunque la voce è tendenzialmente vera. Stanno sperimentando su un centro di R&D abbastanza nascosto in India questo tipo di approccio, però non abbiamo purtroppo oggi news su come funzionerà. Speravo di tirarti fuori qualche informazione. Purtroppo no. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio Matteo facendoti omaggio di questo certificato. Grazie a tutti. Di partecipazione.